John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un video molto molto particolare. E la domanda del giorno è questa: se io mettessi tutti i palloni d'oro, tutti i 30 giocatori candidati alla lista del pallone d'oro in una squadra, in questo caso il Club America, e l'ho data, giusto per dire, a Roberto Mancini, ecco, se li mettessi lì e se decidessi di metterli in un campionato più difficile, il campionato più difficile del mondo, questa squadra dove arriverebbe? Per scoprirlo, ovviamente, rimanete sintonizzati e aspettate fine video. Però prima di iniziare vi ricordo che dovete iscrivervi al canale se volete, appunto, che arrivo a 150.000 iscritti. Ragazzi, a 150.000 iscritti, se vi sbrigate ad arrivarci, sto preparando uno speciale. Faremo una serie con uno youtuber abbastanza famoso, non dico altro, su FIFA 22. Quindi mi raccomando, spingete sto tasto. E poi lasciate tantissimi mi piace se domani volete un altro contenuto, se volete altri contenuti di questo tipo. Potete ad esempio commentare qua sotto consigliandomi un altro contenuto da fare di questo tipo, quindi esperimento, e io ve lo porterò. Detto questo, vi ricordo che ogni giorno alle ore 15:30 esce un nuovo video sì, su questo canale, quindi mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati. Andiamo a vedere la squadra in questione. Ovviamente sono tutti tranne questi impresi, sono tutti giocatori che fanno parte del pallone d'oro. C'è solo un'eccezione che adesso vi andrò a spiegare. Abbiamo Donnarumma titolare, 89 di overall, 22 anni, è qui perché ha vinto l'Europa da protagonista. Adesso è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, in questo caso è un giocatore del Club America, ma questa è un'altra storia, sarà il nostro titolare. L'unico calciatore che non fa parte realmente della lista dei palloni d'oro è Edouard Mendy. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che Mendy non fa parte semplicemente perché è stato scelto solo un portiere, uno e uno soltanto, che è Donnarumma. Però per fare una carriera come si deve, io non potevo scegliere un solo portiere, dovevo per forza averne un altro, perché altrimenti con un infortunio di me e di Donnarumma si sarebbe mandato a puttane tutto. L'ho scelto io l'altro, e ho scelto semplicemente l'altro che ha vinto qualcosa di veramente importante. Secondo me le cose più importanti dell'anno sono state l'Europeo e la Champions League. E quindi, insomma, ho scelto, oltre a Donnarumma, ho scelto di prendere Mendy, 83 di overall, 29 anni. Tra l'altro non squilibra nemmeno troppo, essendo relativamente scarsino a confronto agli altri giocatori in lista per il pallone d'oro. Quindi ecco qua Mendy. Difensore centrale, Aspilicueta, 83-31 anni, viene dal Chelsea. Lo hanno scelto perché il Chelsea ha vinto la Champions. Attenzione, perché Aspilicueta, volendo, si potrebbe trasformare anche in un terzino e quindi render la nostra difesa ancora difesa a 4. Cercheremo di capire, appunto, in quale senso giocheremo, con quale sistema di gioco scenderemo in campo. Poi abbiamo che capitan Giorgio Chiellini, 86-36 anni, e attenzione anche qua perché abbiamo diversi over per quanto riguarda l'età. Aspilicueta è il primo e Chiellini è il secondo, che andranno drasticamente a calare durante questa stagione. Noi faremo solo una stagione, ma dopo vedrete le squadre che ho messo in questo campionato e vi renderete conto che ogni partita sarà una finale di Champions, e Chiellini di questo non è contento. No, a parte gli scherzi, tra l'altro è capitano Chiellini, capitan Chiellini, anche perché credo sia il più vecchio della rosa. Va detto però che Chiellini scenderà, cioè calerà drasticamente in overall, quindi a fine anno potrebbe tranquillamente avere 81, e questo potrebbe farci perdere qualche punto di troppo. Però potrebbe salire Ruben Dias. Ruben Dias ha 24 anni, 87, ha fatto benissimo quest'anno, se non sbaglio miglior calciatore della Premier League, titolare della City che ha vinto la Premier. Quindi, nel senso, Ruben Dias ci sta, anche se credo che nella classifica del pallone d'oro arriverà abbastanza basso, però Ruben Dias ci sta. Lello Bonucci, 34 anni anche lui, 85, così come 32 anni a Kier, 83. Kier chiaramente è stato inserito soprattutto per la questione dell'aver salvato la vita ad Eriksen in campo, e ci sta secondo me, anche perché nelle varie regole del gioco del calcio c'è la regola del fair play. Quindi se un calciatore appunto ha dimostrato un gesto eccessivo di fair play in senso positivo, a mio modo di vedere è anche corretto inserirlo in questa lista. Quindi sinceramente io non ci vedo nulla di strano, anzi, quindi Kier ci sta e l'ho messo, ed eccolo qua. Sulla mediana abbiamo Kanté, che è un 90-30 anni. Ragazzi, Kanté in questa lista ci sta sempre. Poi abbiamo a centrocampo Modric, che è un 87-35 anni. Anche lui vale un po' il discorso di Chiellini, cioè Modric era impossibile tenerlo fuori, è uno degli ultimi palloni d'oro. Però ragazzi, Modric è anche tanto in là con l'età. Questo ci fa capire anche come in questo momento storico ci sia una sorta di cambiamento drastico. Ci sono tanti giocatori vecchi che fanno parte del pallone d'oro, che ancora fanno la differenza, e pochi giovani relativamente, perché
oltre il portiere Donnarumma, vabbè, eccetera. L'unico under 30 al momento è stato Rubén Dias. E abbiamo anche Jorginho, che però anche Jorginho, per quanto si possa dire, c'ha 29 anni. Quindi nel senso, Jorginho l'anno prossimo sarà un over 30, un trentenne. C'ha 85, Jorginho ha vinto tutto, praticamente ha vinto. Non ha vinto giusto la Premier, perché ha vinto la Champions con il Chelsea da protagonista, la Supercoppa Europea da protagonista, l'Europeo da protagonista con l'Italia. Due volte campione d'Europa, l'unico in tutta questa lista, insieme tra l'altro a Palmieri, che però non fa parte di questa lista, e quindi è giusto che ci sia Jorginho. Nicolò Barella, 24 anni, 84, ecco, lui finalmente è un giovane e probabilmente crescerà molto in questa stagione, anche se poi viene presentato come giocatore da turnover. E la cosa che un po' mi incuriosisce in senso negativo è il fatto che c'è Pedri, che sono contento per Pedri, anche se credo che l'abbiano messo semplicemente per poter dire appunto che c'era un pallone d'oro, uno che ha fatto del Barcellona, l'unico realmente del Barcellona, però gli hanno messo di 18enne, quindi anche per una speranza del futuro. Comunque sono contento e sono d'accordo il fatto che ci sia Pedri, però credo che invece su FIFA possa essere veramente poco utile. Non è un caso che lì c'è scritto sporadico, perché se tu davanti c'hai Modric, Kanté, De Bruyne, per me il campo lo vedi poco poco. A proposito, De Bruyne, un altro trentenne, è 91 di overall, 30 anni, e De Bruyne è il miglior centrocampista del mondo secondo me, ed è normale che ci sia. Poi sulla tre quarti abbiamo una marea di giocatori, preparatevi, perché qua tra trequartisti, ali e punte, normale ragazzi che al pallone d'oro poi si vadano sempre a premiare quei ruoli lì, perché sono i più decisivi sulla carta. Phil Foden ha fatto molto bene con il City, 84, 21 anni. Mason Mount ha fatto molto molto bene, ha vinto la Champions con il Chelsea, ha fatto bene anche con l'Inghilterra quando ha giocato poco, 83 di overall, 22 anni, è un altro che può crescere. Bruno Fernandes, che ve lo dico a fa, è stato uno dei migliori dell'anno, tra gol e assist ha fatto doppio doppio di tutto, e c'è poco da dire. 88 di overall, 26 anni, è normale che ci sia. Sono curioso di vedere il gioco che farà giocare, ma credo molto Bruno Fernandes, anche se con una rosa così lunga qualcuno si potrebbe lamentare, potremmo anche perderlo durante l'anno, speriamo di no. Poi abbiamo Sterling, 88, 26 anni, è fortissimo, 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 anche se l'ultima stagione, se non sbaglio, con Guardiola al City ha un pochino faticato, però invece con l'Inghilterra l'Europa ha fatto molto bene. Neymar, che ha trascinato a modo suo il Brasile in finale di Copa America, poi in realtà in campionato il Paris Saint-Germain non è riuscito ad aggiudicarsi la Ligue 1, ha vinto solo la Coppa di Francia, però Neymar ci deve stare, così come dall'altra parte c'è Lionel Messi, che ha vinto per la prima volta un trofeo con l'Argentina, ha vinto la Copa America con l'Argentina da assoluto protagonista, e per il resto al Barcellona quest'anno ha fatto male ed è diventato insomma simbolo dell'estate, perché è andato al Paris Saint-Germain. Poi abbiamo Momo Salah, che ha 89-29 anni, penso che farà panchina a Messi, nonostante sia importante perché c'ha 89, penso farà panchina a Messi, e non è stata la sua miglior stagione a Liverpool, però è stata comunque una grandiosa stagione a Liverpool. Riyad Mahrez, 86-30 anni, ecco, lui si presenta giustamente come giocatore da turnover. Però ragazzi, Mahrez quest'anno ha fatto benissimo, è stato uno dei simboli del Manchester City di Guardiola, quindi è normale, giusto e corretto che ci sia. Come seconda punta abbiamo Karim Benzema, 89 di overall, 33 anni, anche lui sarà uno di quelli che calerà drasticamente, ma la sua stagione è stata clamorosa, non sotto il punto di vista dei trofei, perché ha vinto poco o nulla, e poi insomma in Champions è uscito male, in Francia era stato convocato dopo anni, è uscito male, eccetera. Però insomma ha fatto una stagione di Cristo, è stato il Cristiano Ronaldo dell'anno del Real Madrid, e quindi insomma è normale che presenzi nella classifica dei 30 del pallone d'oro. Poi Harry Kane, che forse è qui presente semplicemente, vabbè, a parte ha fatto un buon europeo con l'Inghilterra, ma al di là del buon europeo con l'Inghilterra, con il Tottenham ha fatto male, dai, quest'anno ragazzi con il Tottenham ha fatto male 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 Harry Kane, e sta cosa va detta tranquillamente, tant'è che il Tottenham sta facendo la Conference. Cristiano Ronaldo, che non ha fatto benissimo con il suo, ecco, anche lui c'ha 36 anni, 91, mamma mia ragazzi, 36 anni, 91 vuol dire veramente sei un fenomeno, sta facendo benissimo allo United, e poi vabbè, lui è presente perché è Cristiano Ronaldo e probabilmente si piazzerà anche in top 10, non è stata la sua migliore stagione, ha fatto bene comunque in campionato, questo sì. E ha fatto bene quando ha giocato anche all'Europeo. Però comunque non ha vinto nulla con la Juventus, se non ovviamente in domestico, e nemmeno lo scudetto, quindi Coppa Italia e Supercoppa Italiana. All'Europeo è uscito prima, quindi vabbè, comunque è giusto che ci sia. E poi Erling Haaland, che è il futuro del nostro calcio, 20 anni, 88.
lui all'europeo manco c'era, però comunque ha trascinato il Dortmund fin dove è riuscito. Lautaro Martinez ha vinto lo scudetto con l'Inter, ha vinto la Copa America con l'Argentina, entrambe da assoluto protagonista, quindi è normale che ci sia. Mbappé, quindi ragazzi, è vero che ha sbagliato anche il rigore deciso, ma che devi dire, Mbappé finirà in top 5 sicuramente, perché è Kylian Mbappé. Robert Lewandowski, che avrebbe dovuto vincere quello prima, che non è stato assegnato, quindi secondo me finirà anche tanto in alto. Romelu Lukaku, che ha vinto il campionato da super protagonista con l'Inter, e poi ha fatto bene anche all'Europeo con il suo Belgio, poi l'abbiamo buttato fuori noi, però insomma era presente, ha fatto molto bene. Suarez, che ha trascinato, l'Atletico Madrid a vincere il campionato, un campionato storico, è stato cacciato dal Barça. Barcellona si è ricreato, rigenerato a Madrid, sì, trascinando l'Atletico a vincere la Liga. E per ultimo, ma non per importanza, Gerard Moreno, 86 di overall, 29 anni, capocannoniere dell'Europa League, leader assoluto di un Villarreal che ha vinto l'ultima Europa League, nonostante sulla carta si presentasse come la quarta più forte, quindi la più scarsa delle quattro semifinaliste. Si vedeva un po' tipo appunto c'era il Manchester, c'era l'Arsenal forse in semifinale, non mi ricordo, ma forse era già uscito, c'era la Roma, comunque alla fine il Villarreal addirittura la va a vincere e Gerard Moreno è assolutamente protagonista. Proviamo a fare la formazione per cercare di capire come metterli in campo. Sicuramente deve essere una difesa a 3, un 3-4-3 è già errato secondo me, a meno che non si vada... Esatto, tipo così, a metterli tutti centrali, quindi questo già sarebbe qualcosa secondo me. Allora, Donnarumma in porta, qui mettiamo Chiellini, Ruben Dias e Bonucci. Poi Kanté e Jorginho. Però raga, c'è un problema, fermi un attimo, perché comunque non possiamo giocare con due mediani. Quindi c'è un modulo che... Ecco, tipo questo già è meglio. Allora... vabbè, Kanté lo trasformiamo ok, in mediano. Mentre Jorginho, che tanto non giocherà mai, ve lo dico chiaramente, lo facciamo essere CC, però non è Jorginho, ma è tipo Kevin De Bruyne, suppongo. Poi qui come esterni a sinistra ci metto Sterling, no, ci metto Neymar, che cazzo sto dicendo, e lo faccio diventare alla sinistra, mentre a destra ci metto Messi e lo faccio ovviamente diventare, madonna che squadra raga, alla destra. Poi qui c'è Mbappé, qui c'è Lewandowski e qui c'è Ronaldo, madonna però anche lui. Allora, fermi un attimo, devo capire un paio di cosette. No, non possono giocare insieme. Allora Ronaldo perde il posto a favore di Lewandowski e qui gioca Benzema, suppongo. Poi vado a mettere in panchina tutti gli altri, metto in panchina i più forti, quindi metto in panchina, vabbè, Moreno, metto in panchina Lukaku, metto in panchina Haaland, metto in panchina fine, perché veramente non so più chi me. Posso mettere Bruno Fernandes volendo il posto di Mahrez. Fine, il portiere serve, perché serve, lo mette in campo. Madonna che squadra. Detto questo, andiamo a vedere un momentino al volo quella che sarà appunto la griglia del nostro campionato. Se la trovo ve la faccio vedere. Allora, innanzitutto la cosa carina è che, anzi facciamo così, partiamo dal campionato, poi ve lo faccio vedere. Il nostro campionato è questo: America, che siamo noi, Arsenal, Atletico Madrid, Atalanta, Borussia, Chelsea, Barcellona, Bayern Monaco, Inter, Liverpool, City, United, Milan, Napoli, PSG, Juventus, Real Madrid, Roma, perché tifo Roma l'ho messa, arriverà ultima, Tottenham, Villarreal, ok, Villarreal perché ha vinto l'Europa League. La cosa divertente è che ho levato la Champions League, perché era una coppa inutile, perché affrontiamo prime di altri campionati che però sono scarse, perché le migliori sono tutte qua. Ma la cosa figa è che c'è la Coppa Italia, quindi al di là del primo turno, dove appunto affronteremo squadre di merda, perché c'è il Monza, perché c'è il Crotone, perché c'è il Lecce, con tutto rispetto, perché c'è il Parma, Benevento nella Coppa Italia ci saranno tutte le squadre più forti, quindi la Coppa Italia sarà una Champions League ulteriore. Detto questo, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, adesso ne andiamo a giugno, simuliamo e andiamo a simulare in diretta commentando quello che vediamo. Vediamo questa squadra dove arriverebbe. Allora, abbiamo vinto 1-3 al primo turno con il Monza, e vabbè, questo era abbastanza palese secondo me, anche se è una squadra molto squilibrata. Pareggiamo 2-2 con il Barcellona.
Raga, preparatevi perché credo che in questo campionato, essendo così equilibrato, chi arriverà prima tipo con 65 punti, non mi aspetto 90 punti. Vinto 1-0 con il Napoli, ci sta sulla carta, siamo più forti del Napoli e quindi come partenza non è niente male. Adesso questo mese dobbiamo fare almeno, ecco, 8 punti, quindi Milan ha vinto 2-3, l'obiettivo adesso è battere la Roma, cosa che dovrebbe accadere, infatti vinto 2-0. A Madrid pareggiamo 1-1 e pareggiamo 3-3 con lo United, 8 punti raggiunti, ci sta, quello che mi aspettavo. Poi qua invece direi, ok, ho pareggiato col Dortmund, Villarreal, Atalanta e Atletico vorrei vincere, l'altra sarei disposto a pareggiarla. Vinto con l'Atletico Madrid, sembra veramente che l'abbia già visto sto video, con l'Inter pareggiato, assurdo. Ah, però non sapremo che faremo mai con l'Atalanta, però abbiamo vinto nel Villarreal e questa è una cosa molto importante. Qua City, Arsenal e Juve vorrei fare almeno 5 punti per tenere un andamento da prima della classe. Pareggiato con il City, dovremmo vincere contro l'Arsenal e poi magari va bene anche pareggiare contro la Juventus eventualmente. Vinto contro l'Arsenal, regà, oh mamma mia quanto conosco sto gioco, quanto conosco bene sto gioco. E pareggiato con la Juventus, assurdo. Qua vinciamo con Tottenham, pareggiamo con il Chelsea. No, abbiamo perso col Tottenham. Alla forse facciamo 4 punti, pareggiamo con il Chelsea e vinciamo con il Liverpool. Vinto addirittura con il Chelsea, quindi a sorpresa perdiamo col Tottenham in casa e vinciamo a Londra col Chelsea. E perdiamo con il Liverpool, 3 punti non sono una cosa positiva. Sarebbe andato bene anche 3 pareggi in realtà, però non sono una cosa estremamente positiva, alla fine sarebbe stata la stessa cosa. PSG perdiamo secondo me, vinto! Poi Bayern Monaco dovremmo pareggiare? Vinto, vabbè col Parma ragazzi, se usciamo con il Parma mi incazzo, voglio andare, ok, madonna i rigori siamo passati, abbiamo il City ai quarti, intanto affrontiamo il City in campionato e ci perdiamo, non è un buon inizio. Con l'Atalanta dovremmo vincere tecnicamente, a Bergamo abbiamo vinto, ragazzi c'è la Coppa, io ci tengo veramente tanto alla Coppa. Vinto, siamo in semifinale, perché questa è una mini Champions League, con il Chelsea pareggiamo 2-2, ci sta. Ora c'è il Tottenham in campionato, la Juve in Coppa, vinto 2-3 in campionato, con la Juventus in Coppa vinciamo 1-0 e siamo in finale di Coppa. Ah no, no, che cazzo dico, c'è un ritorno. Vinto 3-0 con il Villarreal, vinto 3-0 contro l'Inter, pareggiato con la Roma, ma come cazzo se va? Ritorno con la Juve, vinto 2-0, siamo in finale di Coppa, stavolta sì. Vinto 3-1 con il Milan, e la squadra ragazzi è buona, vuol dire che chi ha fatto il lavoro di scegliere di Trenta ha fatto un buon lavoro. Pareggiato 2-2 con la Juventus. Potremmo anche aver vinto il campionato, è Deriff o Deraffa, non sto scherzando. Vinto 1-2 a Londra contro l'Arsenal, sarebbe carino aver vinto tutto con questa squadra. Ci starebbe, perché ci starebbe, però sarebbe carino aver vinto tutto. Vinto 2-0 con il Paris Saint-Germain. Siamo ancora ad aprile con il Liverpool, vinto 1-3. Con il Napoli, secondo me a Napoli vinciamo. Facciamo 7 punti in queste ultime 3. Vinto a Napoli, affrontiamo il Barça in casa. Pareggiato, ah, io pensavo di vincere col Barça. E vinto a Manchester, ok, ottimo ragazzi, come avevo detto 7 punti. Maggio, perso Real Madrid 0-3, c'è la finale contro il Napoli, mai me lo sarei aspettato. Vinto 0-2 contro il Bayern Monaco, voglio vincerle tutte queste ultime 3. Pareggiato a Madrid, regà, la Coppa, persa la finale di Coppa. E perso in casa col Dortmund, volete vedere che abbiamo perso il campionato per sta finaccia qui, vediamo un po'. Te l'ho detto io, 49 di overall, arrivati secondi a meno 3 dal primo posto. Vediamo un po' i gol fatti subiti, differenza reti, ecco loro erano sotto. Con la vittoria contro il Dortmund avremmo vinto il campionato. Il Dortmund, allora andiamo a vedere la classifica innanzitutto. Liverpool primo 75 punti, noi secondi 72, perso lo scudetto all'ultima giornata, la Coppa in finale, assurdo. Ma chi cazzo è? Atletico arrivato terzo, ammazza, Atletico terzo, 69 punti. Sa tra l'altro senza Suarez. Barcellona quarto, 66. Real Madrid quinto, 63. City sesto, 63. Milan settimo, è la prima squadra italiana. Madonna, malissimo le italiane, 58. Ottavo lo United, 57. Nona la Juventus, 55. Decimo il Paris Saint-Germain, 52. Madonna, vabbè, a parte il Paris Saint-Germain, ho levato Messi, ho levato Neymar, ho levato Mbappé, ci credo. Bayern Monaco, undicesimo, 52, senza Lewandowski, tracollo totale. Dortmund senza Haaland, dodicesimo, 50 punti. 50 punti, Tottenham, 47, tredicesimo posto senza Harry Kane. Atalanta, che c'ha tutto l'organico completo, perché non ha perso nessuno, quattordicesima, 45 punti. Frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Manco male aver fatto solo 15 sconfitte in questo super raggruppamento. Chelsea quindicesima in classifica, 43 punti. E il Chelsea ragazzi ha perso il portiere titolare, ricordiamo che non hanno potuto far mercato perché ho bloccato il mercato a giugno giustamente, che altrimenti avrebbero speso e si sarebbero mischiate tutte le carte. E il Chelsea ha perso anche Mount, il Chelsea ha perso anche il centrale, come cazzo si chiama,
quello spagnolo Aspilicueta. Il Chelsea ha perso anche un po' di giocatori, li ha persi il Chelsea, quindi vabbè, ci sta. Napoli sedicesimo, vince la Coppa ma arriva sedicesimo, 38 punti in 38 partite, solo 10 vittorie e 8 pareggi. Villarreal 17esimo, raga, non c'è la Roma, ve l'avevo detto, saremmo retrocessi. 38 punti, retrocede l'Inter, 35 punti, l'Arsenal 27 punti, la Roma 22 punti, di cui uno contro di noi, 4 vittorie, 10 pareggi e 24 sconfitte. Per quanto riguarda la Coppa Italia, vediamo un pochino cosa è successo. Allora, Real Madrid che batte il Crotone, elimina il Crotone. Juve-Milan, passa la Juve ai rigori, noi eliminiamo il Monza. Il Napoli va fuori il Dortmund, il Barça va fuori il Benevento, il Parma elimina il Bayern Monaco, ma che cazzo. Il Lecce elimina l'Inter, Atletico Madrid che fa fuori l'Atalanta, Roma che batte il Villarreal. Poi Arsenal che elimina il Lecce, l'Atletico Madrid passa contro il Tottenham ai rigori, il Liverpool perde con il Real Madrid, il Napoli elimina il Chelsea, madonna, lo United elimina il Barcellona, la Juventus distrugge il PSG 0-5, City-Roma passa il City ai rigori e noi eliminiamo il Parma ai rigori. Ai quarti di finale il Napoli fa fuori l'Arsenal, la Juve va fuori lo United, il Real Madrid elimina l'Atletico nel derby e noi buttiamo fuori il Manchester City. Semifinale c'è ancora Napoli e Juve dentro, la Juve la facciamo fuori noi, il Napoli fa fuori il Real Madrid ed elimina noi. Ora io dico no, porca la puttana, il Napoli ha eliminato il Dortmund, il Chelsea, l'Arsenal, il Real Madrid e la nostra super squadra. Ma che cazzo, vabbè. Andiamo a guardare rapidamente com'è andata per quanto riguarda la nostra squadra. Donnarumma, saliti un arriva a 90, ma mi interessano le presenze più che altro. Donnarumma fa 29 presenze, 7 clean sheet. Mendy fa 16 presenze, meno male, vedete, perché Donnarumma non le ha giocate tutte. Meno male abbia preso un secondo portiere. Fa comunque 5 clean sheet, praticamente fa quasi clean sheet di Donnarumma giocando molto meno. Perché è tornato a casa questo? Ma che delega rinnovo? C'è di giocatore, come si fa? Ciao, addio. Bonucci gioca 8 partite, 8 partite e basta. Chiellini invece gioca abbastanza, è tra i 3 che giocano di più. Chiellini fa 2 gol nelle 37 gare. Super titolare, quello che gioca di più è Ruben Dias, che fa un gol e un assist. Gioca un po' anche Kier nelle 22 partite fatte, quindi anche abbastanza esperienza per Simon Kier, quella che dà in campo. Aspilicueta fa 41 presenze, è il secondo più presente dopo Ruben Dias in difesa, fa un assist nelle 41 gare giocate. In mediana Kanté fa 3 gol e 5 assist, 41 gare giocate, è un super titolare di questa squadra. Invece gioca molto poco Modric, scende di overall, fa 8 presenze, non vede mai praticamente il campo. Jorginho un po' e un po', 12 presenze le fa ma gioca poco. Gioca pochissimo anche Barella, che fa appena 10 presenze. E come da pronostico non gioca mai Pedri, perché fa una sola presenza. Kevin De Bruyne a centrocampo fa 27 gare, 2 gol e 2 assist. Quindi diciamo che Kanté è un super titolare, l'altro posto se lo spartiscono Modric, Jorginho e De Bruyne. Bruno Fernandes sulla tre quarti c'ha tanta tanta carne al fuoco, tanti giocatori da affrontare per la titolarità. Infatti fa solo 9 presenze e un gol, sta cosa mi ha abbastanza stupito. Foden ne gioca solamente 2, fa un assist, e figuratevi che Mount non gioca mai. Quindi i nostri tre quartisti non sono stati ben sfruttati da FIFA. Sulla sinistra Sterling fa 17 gare, 2 assist. Neymar ne gioca 44, quindi grande esplosione di Neymar, 10 gol e 4 assist. Salah fa 38 partite, 10 gol e 4 assist. Messi fa 43 partite. Sulla fascia destra, ragazzi, a differenza della sinistra, dove Neymar ha lasciato qualcosa a Sterling, sulla destra Salah e Messi hanno fatto veramente il devasto. 18 gol e 9 assist per Messi. Mahrez gioca solamente 5 gare, poveraccio. Benzema, l'unico di ruolo nel AT, quindi nella seconda punta, fa solo 11 presenze, 2 gol e 1 assist. Harry Kane ne gioca 21, fa 5 gol e 1 assist. Lukaku gioca solamente 3 partite, non era pronto per giocare. Haaland ne gioca 12. Qui vediamo anche la differenza tra un giocatore navigato, magari può essere Harry Kane che ha 28 anni e che gioca tanto, e Haaland che sta esplodendo e fa fatica appunto ad emergere in una dimensione come questa. Lautaro fa 0 presenze, ragazzi, 0 presenze. Lewandowski ne gioca appena 10, un gol e un assist. Ma a sorpresa vedo che uno dei titolari super è Moreno. Ma che cazzo, 21 partite in Serie A, 7 gol e 4 assist, 5 in Coppa Italia, 2 gol e 0 assist. Totali ne gioca 26, 9 gol e 4 assist. Suarez non vede mai, mai, mai il campo. Ronaldo ne gioca appena 7, non segna mai. Gioca tanto Mbappé, 43 presenze, 15 gol e 7 assist. Sono curioso di vedere rapidamente se c'è qualcuno che ha chiesto di essere ceduto. Al momento non mi sembra, perché comunque tutti capiscono di essere una dimensione importante. Quindi no, nessuno ha chiesto di essere ceduto. E per concludere voglio vedere un attimo come sono andate le statistiche dei giocatori. Miglior giocatore capocannoniere, 21 gol in 30
38 partite, Mané del Liverpool, poi Cavani dello United 20, Depay del Barça 20, Griezmann del Barça 18, Werner del Chelsea 16, Correa dell'Arsenal 16, il primo nostro è Messi che ha fatto 15 gol, uno in più di Mbappé che ne ha fatti 14. Nella classifica assist man il migliore è Dembélé del Barça con 11, poi Mané con 10 che ha fatto una stagione clamorosa, Correa dell'Arsenal che l'avranno presa a gennaio probabilmente, Correa all'Arsenal che ha fatto 9 assist, e Griezmann del Barça che ne ha fatti 8, il nostro primo è Messi che ne ha fatti 7. Il nostro unico, tra l'altro. Reti inviolate non siamo messi benissimo, ne abbiamo 7. Migliori Courtois del Real e Musso dell'Atalanta con 9. Giusto per curiosità, andiamo a guardare anche la Coppa. Per quanto riguarda la Coppa, capocannoniere Messi 3 gol e Neymar 3 gol, anche Insigne ne ha fatti 3, Moreno invece ne ha fatti 2. Per quanto riguarda la classifica assist man, a 2 abbiamo i due nostri, Messi e Sterling, mentre Hazard del Real e Zielinski del Napoli ne hanno fatti 2 a testa. Per quanto riguarda l'imbattibilità, migliori Szczęsny e Mendy con 2, pazzesco che il nostro secondo portiere sia tra i primi. Chiellini ha preso 2 gialli ed è il capocannoniere dei cartellini gialli, i rossi non ci sono stati in tutta la Coppa Italia, se così vogliamo chiamarla, comunque la Coppa, questa sensazione. Insomma, è stata una finaccia un po' particolare, un po' strana. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a lasciare tantissimi mi piace, ma tantissimi grazie. Buon shalalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.